Bene, buongiorno e benvenuti amici al nostro appuntamento con Ecofuturo, un appuntamento d'eccezione perché oggi parliamo di PIL e chi non parla di PIL oltre che di coronavirus e quindi degli effetti che avrà sul PIL il coronavirus. È praticamente un argomento sulla bocca di tutti, ma noi vogliamo introdurre un articolo, diciamo un dibattito d'eccezione, ovvero il superamento del PIL così come lo conosciamo, e ne parleremo presentando il libro di Fioramonti, Il mondo dopo il PIL, un'analisi che è stata fatta durante il 2019. Il libro è uscito alla fine dell'anno scorso, quindi prima della crisi del PIL, su come superare, diciamo, questa sorta di dogma economico che ci impone, diciamo, una crescita sfrenata senza fini, senza limiti, senza porre limiti all'estrazione di risorse dal pianeta. Sono assieme a noi, chiaramente, Fabio Roggiolani, che è l'organizzatore, diciamo, dei dibattiti di Ecofuturo, l'onorevole Lorenzo Fioramonti, che è già stato ministro dell'Università e della Ricerca, l'economista Leonardo Becchetto, l'ambientalista Annalisa Corrado, Averaldo Farri, che dirige il centro Zucchetti per quanto riguarda il fotovoltaico, Jacopo Foco, fondatore di Ecofuturo Festival, poi Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASVIS, Andrea Roventini, professore ordinario di economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Eli Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, ecologista non dell'ultima ora, e Dario Tamburrano, già europarlamentare, che ha messo a punto, diciamo, una serie di successi a Bruxelles, tra i quali la questione relativa ai prosumer e alle comunità energetiche. Passo la parola a Fabio Roggiolani che introduce il dibattito. Vai Fabio! Salve a tutti, sarò molto rapido anche perché siamo in tanti e perché nessuno si è tirato indietro. Buon segno, Lorenzo, vuol dire che veramente sei molto amato. Devo dire che ne vale la pena, il libro è splendido, è uno dei testi base che noi consiglieremo alle scuole per il prossimo anno per un'ora di ecologia che ha deciso uno strano ministro qualche mese fa. Questo libro è uno strumento per rilanciare la nostra economia, ovviamente in maniera ecologica, e per uscire in maniera rinnovabile, innovativa e più equa e più ovviamente equilibrata dalla crisi profonda in cui siamo in questo momento. Cito solo una cosa, io mi sono fatto una serie di appunti, ma in particolare Corea del Sud. Uno dei racconti è che la Corea del Sud nel 2008 esce rapidamente dalla crisi del 2008 perché punta strutturalmente sulla svolta rinnovabile in maniera importante. Ripeto, un libro che anche per un ragioniere col 36 come me è formidabile. È un libro imperdibile, strumento basilare. Ecco, come si dice, hai fatto un lavoro enorme. Un lavoro lungo, complesso, te lo dico, è un libro fatto di fatica, di lavoro serio, vero? Quindi ti ringrazio molto per questo enorme contributo che viene dato. Mi auguro che, devo dire che io sin dall'inizio volevo presentarlo, nelle scuole, in giro e via. Ribadisco che grazie a Lorenzo stiamo portando avanti il processo di autocura energetica delle scuole, che è uno dei segni di partecipazione di quello che pensa, di cui parlavamo. Quindi, avendo già parlato troppo e non voglio rubare lo spazio ai nostri ospiti, do la parola per introdurre la faccenda, la presentazione, a Enrico Giovannini, presidente di ASVIS, e anche in un ruolo ora formidabile perché è anche nella task force per il dopo.
E quindi noi per il governo, e quindi ci fa più volte piacere, ma ci fa piacere più che altro perché Enrico Giovannini è uno che segue una linea da anni senza fare il furbo, e noi di questo lo ringraziamo. Scusa se mi sono permesso di fare una battuta alla toscana, ma questo per me è un segno di grande stima, ecco. No, ma Ecco la parola. grazie, è una bellissima battuta, anche perché io ho cominciato a occuparmi di queste cose nel lontano 2001, quando all'Ocse facemmo il primo progetto internazionale sulla misurazione dello sviluppo sostenibile e incontrai grosse resistenze con i miei colleghi direttori di statistica perché mi dissero: no, guarda, questo sviluppo sostenibile è una parola di moda che sparirà presto. E comunque, se anche non sparirà, non ci riguarda, perché noi statistici ufficiali dobbiamo misurare, insomma, non proprio il gruppo più innovativo, direi, del mondo. E il libro è un bellissimo libro che, tra l'altro, poggia su un lavoro che Lorenzo fa da molti anni su questi temi, con un linguaggio anche provocatorio, forse può permettersi, poteva permettersi, prima di avere un ruolo istituzionale, questo tipo di linguaggio, perché è un linguaggio che assolutamente è corretto. Torno un attimo alla storia, un altro bel libro, The Power of a Single Number, che racconta la nascita del PIL, in cui, contrariamente a quello che c'è scritto nei libri di storia economica o di economia, gli americani, cioè il governo, chiamano gli esperti americani, Kuznets, che si dice normalmente essere il padre del PIL, e quelli britannici li chiudono in una stanza dicendo: adesso vi mettete d'accordo su come diavolo bisogna calcolare questo PIL, perché noi porteremo queste regole in tutto il mondo e le imporremo al resto del mondo. E alla fine gli americani scelgono l'approccio inglese, e quindi Kuznets non viene neanche invitato alla seconda riunione, tanto per dire, perché l'approccio inglese era basato sulla quantità di produzione. Perché il problema politico dell'epoca era che bisognava dimostrare che il capitalismo produceva più roba del comunismo. Punto. Giustamente Lorenzo dice nel libro: il problema sì è statistico, ma è politico. Ed è incredibile che noi, dopo tutti questi anni, ancora ci ostiniamo a usare, attenzione, come indicatore chiave, perché poi ne usiamo tanti altri, un qualcosa che, pur cambiato nel tempo, ancora prova a rispondere a quella domanda: sì, ma tu alla fine quanto produci? E questa misura del PIL, lo sappiamo, Lorenzo lo spiega bene, per tanti anni è stata una proxy, come si dice, di tante altre cose: la crescita dell'educazione, della salute, in generale del benessere. Peccato che quando poi l'abbiamo usata, abbiamo usato il modello sviluppato nell'Occidente, a tutto il mondo, è chiaro che ci siamo scontrati con una miriade di problemi. Questa è la provocazione forte. Perché la vera domanda è: ma veramente non possiamo fare altro? E la buona notizia è che potremmo fare altro, e sempre di più si fa altro. I giornali sono pieni di stime catastrofiche sulla caduta del PIL. 8% secondo il governo, oggi l'Ufficio parlamentare di bilancio ha detto tra il 10 e il 15%. La domanda è: ma noi in questo momento dobbiamo veramente guardare solo queste cifre? Purtroppo il documento di economia e finanza presentato nei giorni scorsi ha solo delle tavole statistiche un po' semplificate quest'anno. E allora faccio riferimento al rapporto di Prometeia, un centro di ricerca privato, che qualche mese fa, uno dei primi a fare le stime, prevedeva per la caduta del PIL di quest'anno un numero inferiore, il 6,1%, ma non voglio fare una gara tra le stime. Prendiamo per un attimo questo dato, che già era abbastanza preoccupante.
Bene, sapete di quanto, secondo questi modelli, è coerente con quella caduta del PIL del 6,1% in termini di reddito disponibile delle famiglie, cioè del reddito che ricevono le famiglie al netto delle imposte che pagano e dei contributi che ricevono? In quella previsione il reddito disponibile della famiglia era previsto diminuire dello 0,8%. Certo, perché la politica fiscale fa la differenza tra la caduta della produzione e l'impatto sulle famiglie. Tra l'altro, una risposta che è opposta a quella che le politiche ebbero europee nel 2009 e poi nel 2000, soprattutto 11-12, quando si aprì una forbice, questa volta a favore del PIL, perché le politiche di austerità, nonostante il PIL crescesse, facevano diminuire il reddito disponibile delle famiglie. Un altro esempio, sempre di questi giorni. Sempre secondo quelle stime, l'occupazione in termini di unità di lavoro, cioè la misura della contabilità nazionale che tiene conto anche delle ore lavorate, è destinata a cadere molto anche nelle previsioni del MEF, del governo. Ma se invece andiamo a guardare al numero di occupati, c'è una piccola caduta e poi c'è una ripresa. Cioè, nelle previsioni private e pubbliche, nel 2021 addirittura, l'occupazione potrebbe tornare a quella che era nel 2019. Dice, no, come? Momento. Ma come? Stiamo parlando di un disastro assoluto e dunque? Beh, certo, perché quello è il numero di persone occupate. Se tu lavori anche un'ora a settimana, nella settimana di riferimento, sei un occupato. Peccato che quell'ora non è sufficiente per capire come vivi, perché è chiaro che il reddito che guadagni non è sufficiente a sfamare una famiglia. Allora, al di là delle grandi discussioni sistemiche di cui il libro parla, vedete che oggi disponiamo di dati diversi che ci raccontano storie diverse, non meno drammatiche, ma di cui non facciamo uso. E la stessa cosa vale per molti altri dati. E allora vado verso la conclusione. Bisogna resistere all'idea che sta nella nostra testa e sta nei mezzi di comunicazione e talvolta anche nella testa degli economisti, che più di un numero non riusciamo a guardare. E io provoco sempre dicendo: ma voi comprereste un'automobile che vi dà soltanto la velocità? No. E abbiamo imparato, mentre guidiamo con grande attenzione, a guardare anche qualche altro indicatore. Ma perché non lo facciamo oggi nel dibattito pubblico? È solo pigrizia? No. Ci sono due elementi di cui parla il libro, ma che ormai abbiamo capito da tempo. Il primo elemento è un elemento di political economy, e cioè che se io devo usare una molteplicità di strumenti per misurare cosa sta succedendo, allora il ruolo di alcuni, e in particolare degli economisti, comincia a traballare. Cioè è anche un problema di potere, perché se un economista deve dire: se tu fai questa cosa, il PIL aumenta, quindi buono, se fai questa cosa diminuisce, cattivo, è una cosa. Se invece comincia a dire: sì, aumenta il PIL, ma forse aumenta l'inquinamento, perché poi aumentano le disuguaglianze, eccetera, cioè guardi a effetti che sembrano di secondo ordine, ma invece sono fondamentali, le ricette diventano un po' più sfumate. E allora il tuo potere si riduce. Il secondo elemento è che in un mondo sempre più spinto sulla semplificazione anche dei social media, della politica che si è impadronita della comunicazione dei dati perché
la gente adora i dati, avere più di un indicatore da guardare diventa complicatissimo dal punto di vista della comunicazione, perché in un tweet 4-5 indicatori insieme sono molto, molto difficili da commentare. Questi due elementi, e concludo, ci fanno capire dove sono gli ostacoli, che non sono solo tecnici, ma sono appunto politici, culturali. Per fare il salto, come giustamente nel libro dice Lorenzo e come altri libri dicono, ok, il 2030 diamocela come scadenza per buttare a mare certe misure e sostituirle anche nella comunicazione pubblica con altre misure, serve qualcuno che faccia il lavoro del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti del 1944, e cioè che prende gli esperti e dice, allora, il problema che io oggi ho non è quello di mostrare chi ce l'ha più grosso, il PIL, ma è diverso. La mia speranza è che l'Unione Europea, guardando in giro per il mondo, possa fare questa operazione. Questa Commissione Europea, nonostante i tanti problemi delle istituzioni europee, sta facendo passi molto importanti in questa direzione, la conferma, per esempio, il Green New Deal, anche per il cosiddetto Recovery Fund, è importante, ma solo l'Unione Europea in questo momento potrebbe avere il coraggio, la forma mentis e la forza di dire, signori, da adesso in poi noi cominciamo a guardare queste altre cose. Il PIL, sì, naturalmente lo guardiamo anche, ma non è l'unico elemento che guardiamo anche nella comunicazione. Questa è la mia speranza e per questo credo dobbiamo lavorare, e il fatto che l'Italia abbia introdotto nel suo sistema di valutazione delle politiche il BES, gli indicatori di benessere equo e sostenibile, è importante. Peccato che anche in questa situazione il governo nel DEF, in nome della semplificazione, non abbia messo l'impatto su questi indicatori di benessere. Speriamo lo faccia presto. Grazie tante, Enrico. Lorenzo, io direi che è il momento subito tuo e poi cominciamo una discussione, no? Un breve tuo intervento iniziale. Una battuta soltanto per dire, ma una cosa che il libro dice è questa cosa dei big data. I big data tu li valuti finalmente in un altro modo, ma dici il big data, le statistiche devono essere tutte a disposizione di tutti, in maniera tale, o comunque in ampia condivisione democratica. Perché è evidente che noi oggi abbiamo un casino di strumenti rispetto a prima. Pensate queste dirette che sono iniziate durante il coronavirus, fatte da il mio giardino, casa mia, dalla stanzetta di Sergio Ferraris, ad oggi hanno raggiunto quasi 300.000 persone. Cioè ogni giorno circa 10.000 persone si riuniscono in questa riunione a discutere di cose molto complesse. Non è che, come si dice, c'è Fedez, Sara Ferragni, voglio dire, no, senza buttare giù, c'è di peggio. E quindi la gente partecipa, insomma. Ecco, una cosa di cui avremmo bisogno, e è una roba che poi magari nel secondo intervento Enrico potrà dirci, tutti ci dicono, tutti quelli che ci hanno rimesso in questi giorni, ma c'è moltissima gente che ci ha guadagnato. È un paradosso, ma è così. Cioè tutti quelli che sono rimasti a casa, che come me hanno reddito fisso, va bene? E nel senso che sono pensionati, e tutti quelli che hanno reddito fisso e tutto quanto, non hanno speso un tubo in questi mesi. E hanno aumentato la loro quantità di disponibilità. Ecco perché noi vogliamo lanciare proprio tutto il lavoro del metti le rinnovabili. Ora è l'ora del metti le rinnovabili e abbiamo bisogno ovviamente di una assoluta semplificazione a cui stiamo lavorando, tra l'altro anche con un sindaco di Abbadia San Salvatore, e il tuo libro tra ieri e oggi mi ha dato veramente un casino di argomenti, Lorenzo, proprio perché vogliamo partire dalla piccola comunità, e ti devo dire che in qualche maniera ti coinvolgerò nella costruzione, perché il sindaco Tondi, lui vuole fare un progetto che sia davvero
l'esempio del comune che vuol fare tutto rinnovabile, ma con l'idea del benessere equo e sostenibile, cioè questo nuovo equilibrio di democrazia energetica e di benessere condiviso. Prego Lorenzo. Io ti ringrazio Fabio, ringrazio tutta la comunità di Ecofuturo per aver organizzato questo dibattito, che mi fa molto piacere. Ci sono personalità che già conosco, alcuni, molti di loro, e che ho avuto modo di apprezzare negli anni. Poche parole sul libro. Questo libro è stato scritto 3 anni fa, e forse questo è anche il valore di alcuni di questi libri, no? Scritto 3 anni fa, eppure se lo leggi oggi sembra che sia stato scritto oggi, perché in qualche modo c'è un portato di conoscenze e di lavoro che dimostra come tante idee negli anni discusse da tantissimi economisti, da tantissimi esperti, scienziati sociali di ogni tipo, fossero corrette, eppure per anni, per decenni anche, molto spesso emarginate se non ridicolizzate. Qual è lo scopo del libro? Lo scopo del libro è quello di dire una cosa molto semplice, che tanti conoscono nel nostro settore, però molto spesso la politica ignora, cioè che gli indicatori che noi utilizziamo per prendere decisioni sono anche basati su delle teorie del valore e sono delle modalità per vedere la realtà. Noi con questi indicatori scegliamo a cosa dare importanza e a cosa non dare importanza. E quando facciamo questo prendiamo una decisione che già è politica. E quando cambi l'indicatore ti può cambiare anche la condizione di quella decisione politica. In un rapporto a cui ha contribuito Enrico Giovannini, pubblicato nel 2009, due premi Nobel, Stiglitz e Sen, insieme a Jean-Paul Fitoussi, dicono: attenzione, perché le misurazioni influenzano le decisioni che prendiamo. Se le nostre misurazioni sono sbagliate, le decisioni saranno sbagliate. Questa è una cosa che un medico sa benissimo. Se un medico ha uno strumento tarato male, che funziona male, rischia di somministrare la medicina sbagliata, o magari rischia di somministrare la medicina al paziente sano e non la medicina al paziente malato, semplicemente perché non è in grado di comprendere chi sta messo bene e chi sta messo male. Detta oggi, ovviamente, all'interno di una pandemia globale, questo è particolarmente importante. Il libro non fa altro che raccontare, io ho fatto più degli altri libri in precedenza, che parlano della storia economica delle misurazioni. Questo è un libro che arriva dopo e dice: beh, allora, come facciamo a cambiare le cose se cominciamo a cambiare i numeri con cui le misuriamo? E il libro racconta come questo si può fare. In qualche modo io mi sono rimesso a rimisurare il mondo. Se volessimo fare un sottotitolo è rimisurare il mondo, rimisurando le economie che funzionano rispetto alle economie che non funzionano. Ci sono, come voi sapete, dei risultati sbalorditivi. Molte economie che noi consideriamo ultra sviluppate cambierebbero completamente la propria fisionomia se noi cambiassimo il modo di concepire o misurare lo sviluppo. Perché questo PIL funziona sempre di meno? Il professor Giovannini l'ha già detto, c'è una lunga storia, tra l'altro quel famoso signore Simon Kuznets, che negli anni 30 cominciò la prima rilevazione statistica dei primi sistemi statistici americani e che poi venne abbandonato, cominciò a dirlo già da subito, cioè quando tu cominci a misurare quanti beni e servizi vengono prodotti in una società, non ti domandi mai se questi beni e servizi aumentano la qualità della vita, migliorano la qualità della vita della società o meno. Un elemento classico è la spesa bellica. Andare in guerra ovviamente aumenta la produzione di beni e servizi, ma è un obiettivo lusinghiero positivo per un'economia oppure dovremmo evitare di andare in guerra? Kuznets già negli anni 30, quindi negli anni 30, cioè durante la preparazione per il conflitto mondiale, diceva: no, in tempi di pace la produzione bellica non dovrebbe neanche essere considerata come produzione. Lo stesso si può dire per molte cose. Considerate la spesa per la sanità, per la salute. Gli americani hanno una della più alta spesa per la salute di tutto il mondo, perché la gente si ammala tantissimo e quindi ha bisogno di curarsi costantemente. Spesso un sistema sanitario inefficiente come quello americano, altamente disuguale, crea molte condizioni di spesa. Voi sapete, lo sappiamo tutti, che un americano che perde il lavoro perde il diritto alla sanità, perché è molto spesso privata e quindi garantita da sistemi di assicurazione. Quindi gli americani spendono un sacco, fanno molto PIL per la salute, ma vivono molto di meno degli altri, paradossalmente. Quindi questo PIL misura quante cose facciamo, ma non ci aiuta mai a comprendere se queste cose sono fatte per migliorare il progresso di una società, e tantomeno ci aiuta a misurare come, che cosa dobbiamo abbandonare o distruggere per produrre queste cose, no? Quindi tutto il capitale che viene
perso in questo percorso. Gli ambientalisti parlano di capitale naturale, noi dobbiamo bruciare delle cose per produrre altro. Quando tu bruci perdi qualcosa, eppure il PIL non dà mai valore a quello che si perde, misura soltanto il valore di quello che si è prodotto, come se in questo processo non si fosse perso nulla. Grande errore, noi lo stiamo vivendo sotto gli occhi ormai da tempo, cambiamenti climatici, devastazioni ambientali. Quando produci qualcosa c'è sempre un costo, e quel costo, se è prodotto in maniera non rinnovabile, potrebbe essere un costo perenne. Lo stesso vale anche per i processi sociali, la disuguaglianza crescente. Abbiamo avuto dei periodi di crescita del PIL in cui si è ridotta la disuguaglianza in virtù delle politiche fiscali di cui parlava il professor Giovannini. Quindi non soltanto per la crescita, ma perché quella crescita è stata utilizzata e governata in maniera responsabile. Altri momenti in cui la crescita ha generato molte più disuguaglianze, l'abbiamo visto in particolar modo negli anni 90 e poi arrivando alla crisi del 2008. Ci sono quindi una serie di ragioni, ma l'elemento fondamentale, a mio parere, è che cambiando gli indicatori cambia anche la visione degli attori che sono davvero produttivi. Questa è una cosa che il professor Giovannini non ha menzionato, ma della quale abbiamo parlato più volte. E torno al 1776, no? L'inizio dell'economia classica. Che cosa fa questo signore scozzese Adam Smith? Scrive un libro che si intitola La ricchezza delle nazioni, che tutti conosciamo. Non tutti abbiamo letto, ma tutti conosciamo. In fondo La ricchezza delle nazioni non era altro che un libro che diceva: guardate, i potenti di oggi non producono nulla. Ci hanno per secoli convinto che sono produttivi, ma in realtà la realtà dei fatti è che se cambiamo teoria di valore, i latifondisti, i monarchi, i generali dell'esercito, i potenti del clero non producono nulla. I veri produttori sono i capitalisti e i lavoratori, perché davvero trasformano qualcosa e generano un valore aggiunto. Quel libro, La ricchezza delle nazioni, è stato l'inizio del capitalismo. Ha creato una nuova teoria del valore, poi Marx l'avrebbe contestata ed altri, no? Dando più spazio al lavoro rispetto al capitale. Ma ogni volta che c'è stato un grande cambiamento nella storia, c'è stato qualcuno che ha proposto un'altra teoria del valore, cioè ha cambiato gli indicatori, ha detto: guardate, gli indicatori del passato non funzionano, abbiamo bisogno di nuovi indicatori. La ricchezza non è quello che ci dice il re o quello che ci dice il papa o quello che ci dice l'esercito, la ricchezza è la produzione per i capitalisti. Ora siamo in una fase molto simile. Se noi cambiamo questi indicatori, cominciamo a scoprire, per esempio, chi ha letto il libro lo sa, che molte delle grandi aziende internazionali, a conti fatti, se dessimo un valore finanziario, economico e monetario a tutto ciò che distruggono e lo sottraessimo ai profitti che generano, non sarebbero mica così produttive. Anzi, in molti casi, e questi sono dati delle Nazioni Unite, non dati che ho preso io ho lavorato su dati dell'ONU, in molti di questi casi stanno creando delle perdite per l'economia globale. E questo per quanto riguarda, per esempio, danni ambientali, danni sociali e così via. Se noi cominciamo a rimisurare le cose, ci accorgiamo che un paese come il Costa Rica, piccolissimo, sconosciuto, difficile anche da identificare su una mappa geografica, è a conti fatti molto più produttivo degli Stati Uniti d'America, cioè la superpotenza globale. Perché consuma il giusto, produce pochissimi danni, vive molto di più, garantisce la salute a tutti, garantisce l'istruzione a tutti, e mentre gli americani, che hanno un'impronta ecologica enorme, vivono anche di meno, hanno una disuguaglianza fuori controllo ed hanno un impatto di carattere ambientale che è completamente insostenibile. Quindi fanno molti danni per produrre alla fine molto poco, se uno ci pensa. Ecco, noi abbiamo sempre più bisogno oggi, per fomentare quella trasformazione dell'economia, di nuovi indicatori, altrimenti gli indicatori del passato, quindi anche il PIL, ci tengono indietro, ci occultano la vista, ci fanno ancora pensare che un certo modello di produzione sia meglio di quello che sta per arrivare, di quello che invece potremmo costruire. In molti casi già si costruisce. Ci continuano a far credere che investire sulle energie fossili sia più produttivo che investire sulle energie rinnovabili. Completamente falso. Quando cambi il modo di misurare il profitto e la produttività, improvvisamente i risultati sono completamente diversi. Quindi un po' è questo, se volete, il messaggio del libro. Cioè si può immaginare, cominciare a costruire un mondo diverso attraverso un cambiamento dei numeri che fomentano una nuova coscienza da parte delle persone e anche una domanda di cambiamento da parte dei settori produttivi. Nelle argomentazioni che svolgo nel libro, io sostengo che nuovi indicatori daranno molti più argomenti a coloro che oggi producono energie rinnovabili, a coloro che oggi sono aziende della sostenibilità, ad avere una maggiore forza di chiedere delle misure politiche diverse, perché così come
nel 1700, dopo la ricchezza delle nazioni, ci sono state due rivoluzioni che hanno creato la modernità capitalista, così oggi noi ci troviamo nelle condizioni di necessitare una nuova teoria del valore che permetta anche a tanti attori sociali, da Ecofuturo Festival alla grande azienda del rinnovabile fino alle comunità energetiche, di dire: signori, guardate che a conti fatti noi siamo quelli che davvero producono il futuro e il benessere, siamo più in grado di fare profitto di tutti gli altri che ancora beneficiano di tantissimi sostegno pubblico, di sussidi di carattere economico e così via. Quindi modificare questi indicatori non è un esercizio puramente statistico, lo diceva il professor Giovannini, è un processo, come dire, per me un percorso indispensabile per aprire lo spazio a una nuova politica e ad una nuova economia, che continua a essere irretita da un modo di leggerla che è completamente vetusto. E chiudo dicendo, queste sono, molte di queste critiche sono piuttosto conosciute, spesso si dice: sì, ma voi che la vedete in maniera diversa vorreste portare il mondo all'età della pietra. In realtà così non è, perché nel nostro settore, di chi si occupa di economia politica, di statistica internazionale, si sa benissimo, per esempio, che uno dei problemi principali del PIL di oggi è quello di essere poco in grado di misurare, per esempio, la grande innovazione che avviene nell'ambito tecnologico. Noi abbiamo i nuovi modelli di produzione che sono estremamente innovativi, ma che il PIL non riesce a comprenderli. L'esempio che faccio spesso è quello del passaggio dalla telefonata classica nella cabina telefonica, che costava e che quindi generava un bene ed un servizio che bisognava pagare, a quello oggi attraverso delle piattaforme molto spesso completamente gratuite, che ci permettono di comunicare con una qualità infinitamente maggiore, ma sono completamente gratuite e, salvo alcuni accorgimenti tecnici di alcune agenzie, non vengono pescate come aumento di valore da parte delle agenzie statistiche. Quindi, per dirla brevemente, non rientrano nel PIL. Paradossalmente, Fabio, se ci fossimo fatti una telefonata in cabina telefonica, oggi noi produrremmo PIL. Siccome lo facciamo con un sistema semi gratuito, ora non so che piattaforma utilizzate, consumo, forse qualcosa pagherete, ma voi state al massimo aumentando di una frazione molto 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 bassa il PIL degli Stati Uniti d'America o di chi gestisce la piattaforma, non certo quello italiano. Ma l'impatto di tutto questo avviene nella nostra economia. Quindi, paradossalmente, qui c'è stato un bel rapporto della Banca d'Inghilterra di alcuni anni fa: il valore della nuova economia è sempre meno comprensibile quando lo guardiamo con gli occhi del PIL, e diventa molto più comprensibile quando cominciamo a utilizzare gli altri strumenti. La rivoluzione dei dati, il big data, il professor Giovannini è stato uno dei pionieri in questo settore, la data revolution. Noi oggi abbiamo talmente tanti strumenti che potremmo utilizzare per governare i nostri paesi in maniera innovativa. È come se fossimo un medico che utilizza solo il termometro per fare una diagnosi, magari un termometro anche un po' balordo, un po' rotto, quando dovrebbe utilizzare, come potrebbe oggi, una miriade di nuovi strumenti. Noi abbiamo bisogno sempre di più di utilizzare questi dati per prendere decisioni che siano in tempo reale, e decisioni che siano con un orizzonte temporale lungo e non nel brevissimo termine, come spesso ci costringono a fare le statistiche del PIL. Grazie. Si sente che l'hai scritto te, lo sai proprio bene questo libro. Ecco. Scusate le mie battutacce, ogni tanto bisogna anche di alleggerire, però un intervento perfetto. Tu scrivi nel libro: due quinti delle risorse naturali sono impiegate per spostare le merci da uno stato all'altro. Quindi, tanto per capirsi. E in questi 2 mesi e mezzo non si è spostato nessuno. Sicuramente questo determinerà una perdita di PIL consistente. Questo tipo di PIL non è soltanto perdita di ricchezza. Hai fatto l'esempio oggi, è impoverimento della società. Né più né meno, anche perché è tutto PIL che va per il 90% all'estero, no? Voglio dire. Quindi, andando in una serie di interventi, quindi ora ognuno di voi, chi vuole intervenire anche in un attimo, lo fa immediatamente senza problemi. Quindi, però, Jacopo, do la parola a Farri e poi subito a te, ok? Scusami. Allora, Averardo, vai, anche per un dialogo di chi in questo momento è in graticola, no? Sì, grazie a tutti. Noi naturalmente siamo un'industria e quindi, come tale, in questo momento stiamo vivendo un periodo di
di difficoltà. Tuttavia, io mi ricollego alla presentazione che ha fatto l'autore, perché ho trovato il libro davvero interessante e anche molto molto divulgativo, nonostante che gli argomenti di economia politica non siano proprio per tutti, tutte le volte, il libro è scritto in maniera tale che chiunque lo possa leggere, e di questo devo dire ne faccio un vanto all'autore e lo ringrazio. Per quanto io voglio rilevare essenzialmente due punti da questo libro che mi hanno colpito in particolare. Allora, uno è che naturalmente sì, questo PIL è un misuratore di ricchezza, un parametro macroeconomico, del quale però noi in maniera forse anche non più consapevole, perché ormai sono tanti anni che lo utilizziamo, stiamo diventando schiavi. Il PIL, senza che noi ce ne rendiamo conto, sta spesso, senza che ce ne rendiamo conto, sta alla base di tutti i modelli speculativi che per esempio la finanza ha messo in atto negli ultimi anni. Tutto quello su cui la finanza riesce a speculare sono gli elementi componenti, quello che attualmente chiamiamo PIL. E naturalmente è giusto quello che sta dicendo l'autore, cioè l'autore dice: spacchiamo questo sistema, inventiamoci qualcosa di nuovo. Il problema è come farlo. Allora, che sia necessario è assolutamente vero. Noi siamo in quella condizione adesso di quando, per esempio, la Wells Fargo, che operava le diligenze negli Stati Uniti, diceva che la diligenza sarebbe stata sempre più veloce del treno. Poi hanno fatto una gara su 5 miglia e per i primi 700-800 metri, forse poco più di mezzo miglio, la diligenza con i cavalli effettivamente era più veloce del treno, no? Perché c'erano i treni a vapore, dovevi caricare il vapore, eccetera, eccetera, e quindi partiva piano piano. Poi nelle 5 miglia evidentemente il treno l'ha lasciata a metà strada, la diligenza. Ecco, lo stesso succedeva quando Henry Ford proponeva l'auto per tutti negli Stati Uniti, erano l'inizio del secolo scorso, e si pensava che l'auto sarebbe stata un dispositivo di poco successo. Allora, attraverso queste grandi innovazioni e questa grande voglia di cambiamento, si riesce ad ottenere dei risultati importanti. Io ho particolarmente apprezzato due punti, mi leggo gli appunti per non sbagliare. Ho trovato veramente lodevole il proposito di incoraggiare quegli attori sociali che sono stati trascurati dal pensiero tradizionale, in particolare le famiglie. Voi pensate se, per esempio, tutto quello che le famiglie hanno fatto in questa emergenza di coronavirus, noi abbiamo circa, se non sbaglio, vedendo i dati della protezione civile tutti i giorni, 70.000 o più pazienti che sono stati curati a casa. Immaginatevi se questi pazienti fossero stati curati tutti negli ospedali, cioè avremmo avuto un sistema che sarebbe collassato. Altrettanto vero si potrebbe dire, per esempio, sempre riguardo a come noi valutiamo il PIL, se il costo di un anziano in una RSA è 100 e questo costo viene imputato al PIL, tutti gli anziani che noi curiamo nelle famiglie, questi sono considerati zero, eppure è PIL anche quello. Allora, ci sono evidentemente delle storture gigantesche su come questo PIL viene considerato, tuttavia diventa il minimo comune denominatore per la valenza di uno Stato, per la valenza di una collettività, per la valenza di un'industria. Ed è evidente che sia un limite che a questo punto deve essere superato. Come dico, il problema è come. E allacciandomi a questa riflessione, ne faccio un'altra e poi concludo. Io, da operatore delle rinnovabili, non posso che essere entusiasta di quello che si scrive nel libro, perché evidentemente superare le fossili e andare direttamente ad una situazione dove noi generiamo tutta la nostra energia da rinnovabili è quello che tutti noi ci auguriamo. Io lavoro in questo settore ormai dal 2002-2003, ho avuto occasione, quando il professor Giovannini era ministro del lavoro, forse lui non se lo ricorda, però una volta a tarda sera ho ospitato una sua visita a Terranova Bracciolini, dentro la nostra azienda, e siamo stati insieme un'ora. Lui si meravigliò di come in quell'azienda noi riuscivamo a tenere lavoro per circa 1.000 persone in Italia operando esclusivamente sulle rinnovabili. E ecco, questa cosa si può fare, è una cosa che si realizza, ci vuole senso di innovazione, ci vuole senso di sacrificio, certe volte dobbiamo arrivare anche noi a qualche compromesso, però il messaggio è che si può fare.
E il libro in questo senso lo rileva in maniera piena, e di questo ancora ne faccio un vanto all'autore, l'ha intuito e l'ha messo sotto una forma che tutti possono comprendere, tutti possono leggere. Bene, grazie per questo invito. Ho trovato che questo libro sta, tratta una serie di punti fondamentali. Io non entro nella parte economica perché non è il mio settore, però c'è un discorso che è strettamente connesso, che parte da, cito tre frasi, in Uganda gli operatori sanitari e le agenzie umanitarie usano servizi di allerta tramite SMS e per raccogliere informazioni su condizioni di salute, livello locale, la quantità di medicinali, eccetera, eccetera. Cioè un impatto di queste nuove tecnologie che sta cambiando i meccanismi. Ovviamente l'SMS vuol dire che la persona deve interagire, no? C'è una ridistribuzione dei carichi di lavoro nella società. Nelle parole di un recente rapporto pubblicato dall'ONU sulla rivoluzione dei dati, i dati sono la linfa vitale dei processi decisionali. Anche qui si parla di una ricchezza della gente, cioè se i miei dati oggi io li regalo, come dice Harari, per in cambio di una mail o di uno spazietto per pubblicare i miei video, ma sono un valore che abbiamo tutti. E poi c'è un'altra frase che mi ha colpito: nel XX secolo c'erano decine di mercati di milioni di consumatori, nel XXI secolo ci saranno milioni di mercati composti da dozzine di consumatori. Ecco, noi abbiamo la rivoluzione digitale, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Abbiamo la possibilità oggi di una razionalizzazione di tutto il sistema, ma soprattutto cambia il meccanismo tra lavoro e consumo. Perché? Perché ci saranno meno lavoratori, no? Cioè gli autisti non serviranno più quando ci saranno i mezzi guidati dall'intelligenza artificiale. Diminuiranno la quantità di ore di lavoro e la possibilità di lavoro. Allora avrà un grandissimo valore quello che io faccio per assorbire una quota del costo delle merci che oggi è pagata dalla grande distribuzione. Il gruppo d'acquisto semplifica il meccanismo dell'acquisto. 100 famiglie o 1000 famiglie o 100.000 famiglie possono programmare i loro acquisti, per cui tagliare i costi di organizzazione, di trasporto, di gestione, e quel risparmio che ottengono consociandosi costa del lavoro, costa dell'impegno, no? Quindi io gestisco una parte della catena distributiva personalmente. Lo stesso discorso ce l'abbiamo con le comunità energetiche, non sto a dilungarmi su cosa sono, ma nel momento in cui io mi occupo di consociare una serie di servizi e di consumi, consociare la produzione dell'energia, ho già consociato, e l'Italia è leader in questo, la cooperazione del volontariato, di tutte le organizzazioni di solidarietà, eccetera, eccetera, mi viene proprio un modello completamente nuovo di società, mi cambia il paradigma. E a proposito del paradigma, vorrei fare un esempio, perché la politica fino ad oggi non è stata in grado di capire alcuni concetti. Io avevo sperato tantissimo nel Movimento 5 Stelle, ma quando si fece il programma sulla sanità, noi mandammo tutto il lavoro che avevamo fatto poi insieme a mia madre, tanti tecnici, tanti professionisti, ricercatori, su come si buttavano via i soldi nella sanità, ma non venne capito. Perché? Perché era un discorso, non complesso, però era un discorso articolato, e al Movimento 5 Stelle non interessava. Allora, noi abbiamo costruito, non noi come gruppo politico, non siamo un gruppo politico, però c'è una rete di persone che nell'insieme ha fatto delle esperienze di cambiamento del sistema. Ci sono dei meccanismi elementari a livello generale. Comprare le medicine sfuse vuol dire che tu hai un risparmio enorme per il pubblico e per il privato. Se devo pigliare 12 pasticche, ne compro 12, come succede in Germania o negli Stati Uniti. Se il Piemonte, quando era amministrato dal PD, insieme, incredibile, perché poi si è unito il Veneto di destra, il Lazio di sinistra, la Val d'Aosta, credo anche di sinistra, e cosa hanno fatto? Delle aste
per l'acquisto delle medicine, la ministra Grillo è stata cacciata, secondo me uno dei motivi è perché ha avuto un'idea geniale, cioè di consociare l'acquisto delle medicine non solo a livello nazionale ma a livello europeo. Comunque il Piemonte ha ottenuto un taglio dei costi delle medicine di 68 euro, del 68%, con medicine che costavano, giuro, ho fatto un articolo su questo, 2.100 euro a confezione, che adesso il Piemonte paga 27 euro, il Piemonte e le altre regioni. Abbiamo in Italia il record del costo delle medicine da banco, dalle 2 alle 6 volte quello che costano in Francia o in Germania, abbiamo fatto un'inchiesta anche su questo. C'è stata la Gabanelli che ha fatto un'inchiesta grandiosa sui costi umani in termini di vite, di sofferenze e anche economici, che ha il fatto che nei nostri ospedali le macchine per fare le mammografie sono in gran parte vecchie, non sono digitali, sono macchine che hanno un tasso di errore mostruoso, per cui si interviene poi tardi sui tumori e con quello che comporta. La gestione dei rifiuti, noi da anni proponiamo delle macchine che credo che forse due ospedali in Italia hanno preso, che sterilizzano meccanicamente tutti i rifiuti speciali, per cui da un costo di un euro e mezzo, due euro per chilo, mi sembra addirittura, no, per quintale, si arriva a, invece, che sono al chilogrammo che sono, costano 2 euro, esatto, al chilogrammo, esatto, che invece diventano rifiuti normali perché vengono sterilizzati. C'è della medicina globale, ormai ci sono prove scientifiche che un certo tipo di dieta una volta alla settimana, mangiare solo frutta e verdura per gente che è convalescente da un tumore, ha un aumento del grado di sopravvivenza che è enorme. C'è un problema di cambio globale dei parametri, dei modelli mentali, no? Cambio di paradigma, si dice. E mi piacerebbe che questo discorso, che è fatto in maniera, diciamo, da economista, cioè si occupa di parlare di temi strutturali fondamentali, fosse anche, accompagnato da un indice di tutti quegli elementi che porterebbero al cambio di paradigma, che si sposa perfettamente con questo impianto di analisi globale del problema. Io sento questa mancanza nel rapporto con la politica di poi far diventare indicazioni pratiche, elementari, il discorso teorico generale. Grazie. Ma tantissimo in Ecofuturo, insomma, si sono trovati imprenditori che in questo paese fanno fatica, hanno fatto sempre fatica, si sono trovati tra pionieri che invece di avere strade spianate e tappeti verdi, diciamo, per non chiamarle per dare un'indicazione che ci piace di più, e invece hanno trovato mille ostacoli, in gran parte sono dovuti passare attraverso momenti veramente molto difficili, fallimenti, ripartenze, eccetera eccetera, e questo proprio perché la politica italiana purtroppo non ha recepito l'onda d'urto e la potenza invece che le economie sostenibili hanno e rappresentano ormai da lustri, diciamo. Mi aggancio un attimo a una cosa che diceva Lorenzo Fioramonti prima, ossia che è un libro che è stato scritto 3 anni fa, ma a rileggerlo in questo momento sembra che sia stato scritto adesso. Ma soprattutto il senso di leggerlo adesso è ancora più radicale, ancora più profondo. E io credo che tutte le nostre battaglie, a partire da quella contro il collasso climatico, in questo momento debbano essere, non dico radicalizzate perché è un termine che può in qualche modo essere spaventoso, diciamo, ma acquisiscono ancora più senso. Ora è evidente a tutti che le radici sia della pandemia, ma anche degli effetti gravissimi che questa pandemia sta avendo in alcune zone, sono legati alla totale distruzione, insomma, il totale abuso dell'ecosistema da parte di questo modello di sviluppo.
E infatti prima giustamente Lorenzo Fioramonti ricordava il fatto che i danni ambientali, il disastro, la riduzione delle risorse, dei capitali naturali non vengono contabilizzati in nessun modo in alcuni momenti, no? Quindi nel complesso non c'è assolutamente una quantificazione del danno. Questo virus è passato dal regno animale agli esseri umani perché abbiamo devastato le foreste, abbiamo devastato la biodiversità, abbiamo saccheggiato e trafugato illegalmente animali selvatici in una promiscuità che poi anche le diseguaglianze sociali hanno reso ancora più potente, perché laddove non c'è cultura, non c'è senso dell'igiene, la promiscuità diventa anche un fatto pericoloso dal punto di vista igienico, e le immagini dei mercati le abbiamo viste tutti, no? E quindi questo spillover, che è uno dei tanti che ultimamente sono avvenuti, tant'è che anche questa è una pandemia annunciata, no? La scienza ne parlava già da diversi anni, ci dicono ancora una volta che il nostro modello di sviluppo totalmente estrattivo e fossile, speculativo e aggressivo è sbagliato. Ce lo dice ancora una volta di più. Appunto, prima citavo gli effetti ancora peggiorati, perché è evidente ormai che la qualità dell'aria che sovraccarica il sistema respiratorio delle persone che vivono costantemente in luoghi dove gli sforamenti sono la quotidianità e non l'eccezione, hanno un apparato respiratorio infragilito, e chiaramente quindi l'aggressione provocata dal sistema immunitario che reagisce al virus diventa talmente grave che i numeri della mortalità di questa patologia sono molto più alti che in altre zone. Ci sono poi tutta ancora una serie di problematiche anche relative ai superbatteri negli ospedali italiani che aggravano ancora di più questa situazione, e questi superbatteri che derivano dal modello agroalimentare industrializzato intensivo. Insomma, questa pandemia ci dice ancora una volta che stiamo sbagliando, e stiamo sbagliando gravemente. Quindi io credo che uno dei valori aggiunti di questo libro in questo momento sia proprio quello che fornisce degli elementi che ci fanno capire chiaramente quanto esista un prima e un dopo, e quanto il dopo non deve somigliare minimamente al prima, perché, come ha modo di dire spesso anche la mia amica, la comune amica Rossella Muroni, il prima era il problema, come dice Greta Thunberg, il prima è una crisi gravissima. Quindi io adesso, al di là del mio commento, che ovviamente, diciamo, ultimamente sfondiamo porte aperte l'un l'altro quando ci parliamo con Lorenzo Fioramonti, insomma, è intuibile che io sia tanto d'accordo con quello che scrive, ma ecco, io credo che, infatti sono molto contenta che abbiate deciso di parlarne oggi, perché credo che ogni strumento che porta la riflessione su non continuare a fare gli stessi errori del passato sia preziosissimo anche per smarcarci sempre, e infatti è importantissimo che sia un libro di economia sostanzialmente, che smarcarci definitivamente, totalmente, dall'idea che l'ambientalismo sia una giusta posizione, un po' fricchettona, un po' per simpatici amici, figli dei fiori, che pensano che la loro nicchia sia importante, ma invece c'è sempre ben altro, c'è sempre qualcosa di più importante, c'è sempre qualcosa che va fatto prima. Ecco, questo è uno degli strumenti che invece è possibile utilizzare per dire no, basta, non c'è nient'altro che deve essere fatto prima, anche perché si parla tantissimo di sicurezza, si parla tantissimo adesso finalmente di salute, e se non si investe appunto nella decarbonizzazione totale del nostro sistema economico, questa prevenzione e questa salute non possiamo assolutamente raggiungerla in nessun modo. Io adesso magari poi intervengo dopo, era solo per dare un piccolo commento a caldo e un ringraziamento sia per la scrittura del libro sia anche per la presenza politica su questi temi, insomma, perché, come è chiaro a tutti noi, finché queste cose non trovano una sponda solida, salda, efficace in politica, purtroppo non riusciremo a farle prevalere con la necessaria velocità. Allora, prima che mi dimentico, io però devo raccontare una cosa, che un retroscena di Fioramonti ministro, anzi era vice ministro. Quando il governo Conte 1 si insediò e Lorenzo era vice ministro, considerate che noi in Europa, come parlamentari europei, abbiamo già seguito dei file, cioè dei documenti legislativi, diversi documenti legislativi. Lorenzo è stato uno dei pochi, diciamo, nei vertici governativi
che ha risposto alle mie chiamate dicendo: guarda Lorenzo, tra qualche giorno c'è il Consiglio dell'Unione Europea, ci stanno sul tavolo quasi 100 miliardi di finanziamenti per la ricerca, per Horizon Europe, per il settennio 2021-2027, ma insomma vanno avvisato da qualche parte lì dentro ai palazzi italiani. E Lorenzo chiaramente, insediato da qualche giorno, dice: guarda, ci stiamo organizzando, ma insomma dimmi. Insomma, Lorenzo ha avuto, diciamo, la gentilezza, ma anche l'umiltà, che è l'umiltà dei grandi, di quelli che studiano, di ascoltare chi determinate questioni, determinati testi se l'era già studiati. E gli abbiamo mandato una serie di documenti, abbiamo lavorato insieme in videoconferenza. E quando è andato, invece, insomma, come viceministro, si è seduto al Consiglio dell'Unione Europea all'inizio della discussione sul futuro dei finanziamenti di ricerca dell'Europa, il giorno dopo mi chiama la presidenza italiana della ricerca, insomma, la rappresentanza italiana della ricerca, dice: Fioramonti è stato il migliore dei 28 ministri dell'Unione Europea. Questo ha a testimonianza che quando si va lì bisogna andarci preparati, bisogna mandare le persone giuste, perché poi in determinati tavoli si decide del futuro dell'Europa e dell'Italia. Cioè, quando l'Europa sembra una cosa lontana, quando ci sono queste riunioni che, ecco, solamente in determinati casi particolari arrivano sui regionali, ma quelle sono riunioni che si tengono tutti i mesi, quasi tutte le settimane, completamente fuori dai radar. Mentre poi ci sta chi lavora, come Lorenzo e come altri, che si fa il mazzo e magari ottiene anche dei risultati importanti, che però poi nessuno lo sa, e invece chi poi va in televisione a raccontare le supercazzole diventa famoso e finisce su tutti i giornali, quando poi magari non ha mai guagliato niente. Non faccio nomi, insomma. Però detto questo, perché, ecco, giusto per caratterizzare anche quello, stiamo parlando del libro, per caratterizzare l'autore del libro. E, insomma, è veramente un peccato che, insomma, Lorenzo non sia più ministro. Io non sono stato contento della tua scelta, però la rispetto, lo sai. E, tornando al discorso dell'innovazione digitale, allora, io sono stato 5 anni in Europa, e in Europa spesso si scrivono tante belle cose. La Commissione Europea, la precedente, ma questo, diciamo, è un po' uno standard, perché poi esistono i commissari, ma ci sono anche i funzionari, e quelli comunque rimangono. E c'è un po' la lotta tra, io lo direi, tra il bene e il male, no? E anche sul discorso di innovazione, quando sull'energia si leggono cose fantastiche e nello stesso testo si leggono, diciamo, delle bestialità, come se certe cose fossero scritte da uno schizofrenico, quando invece in realtà è la sintesi tra fazioni opposte. E quello che io sto sperimentando, dopo aver passato 5 anni un po' nell'iporuranio, no? Nel mondo, l'industria 4.0, la digitalizzazione, la produzione distribuita, poi torni, diciamo, nella realtà quotidiana, arriva un'emergenza, e vi racconto un qualcosa che fa parte della mia quotidianità. Cioè, c'è bisogno, per esempio, di visiere o di protezioni integrali per i dentisti. Io sono anche dentista. E online ci sono una quantità di disegni stampabili in 3D di visiere che possono essere realizzate con uno schermo in acetato in A4 che si compra dal tabaccaio, quindi lo schermo costa anche 4 soldi sostituirlo, che possono essere prodotte localmente in grandissime quantità. Ebbene, io sono un po' ora come un carbonaro, perché siccome non esistono queste fantastiche certificazioni, e certificare un pezzo di plastica come il telaio e una visiera costa 4.000 euro, cioè sono costretto, in una situazione anche di necessità della popolazione, di proteggersi, di avere un dispositivo di protezione individuale, che non è difficile da fare, come magari una mascherina che ha bisogno di alcune caratteristiche filtranti ben definite, ma un pezzo di plastica che tiene un foglio di plastica trasparente, cioè la devo fare quasi di nascosto e regalarla, oppure farmi rimborsare le spese degli amici. Cioè, questa è la differenza tra quella che è la grande teoria dell'industria 4.0, di cui molti politici si riempiono la bocca in televisione o all'interno dei grandi discorsi all'interno del Parlamento Europeo, e poi l'applicazione in pratica. Cioè, la distanza tra l'innovazione tecnologica e la realtà, ovvero che le norme e la realtà fattiva di tutta la burocrazia blocca l'innovazione. La tecnologia, in termini di energie rinnovabili, produzione distribuita, flessibilità e resilienza della produzione industriale, rilocalizzazione delle produzioni, la tecnologia
è molto più avanti della politica e delle norme. Noi abbiamo un problema che riguarda poi anche proprio la questione del libro, no? Il mondo oltre il PIL, cioè il mondo oltre questo mondo qui, perché questo è un mondo costruito su, diciamo, delle teorie che si sono dimostrate fallimentari o che forse andavano bene in un periodo, diciamo, geologico di abbondanza di risorse, ma che non vanno più bene adesso. Viviamo in un mondo di economia dove c'è la regola del 3% deficit PIL, che è un numero buttato lì a caso, che non si è mai capito bene da come è uscito fuori. Viviamo in un mondo dove gli studi dimostrano che la riduzione maggiore della trasmissione droplet, io sono dentista, ho fatto gli studi medici e mi sono laurato con una tesi in gestione odontoiatrica dei pazienti HIV positivi, quindi certe cose lo studiate prima di sentirle in televisione da cosiddetti esperti, in un mondo dove la distanza di sicurezza è diventata un metro quando in letteratura è di 6 piedi, ovvero di 180 centimetri. Quindi poi la politica, o diciamo quella sorta di adattamento, trasforma quella che è la realtà scientifica, sia che sia l'esaurimento delle risorse, sia che sia la capacità di propagazione di un virus con il droplet, in un numero tirato a casaccio. Ed è un mondo che va così. Poi arriva un virus di poche decine di chilobasi di RNA che ci riporta alla realtà, ovvero noi non siamo in grado di dominare tutto, non siamo in grado di prevenire tutto, abbiamo costruito un sistema economico, produttivo e sociale assolutamente non resiliente. Ma questa è anche colpa di quella che è la delocalizzazione e la globalizzazione. Allora, io non voglio sembrare di fare un discorso sovranista, perché il sovranismo purtroppo è concepito con una declinazione da nazionalismo, che è una cosa ben diversa invece dalla ricolonizzazione, dal bioregionalismo e dall'industria 4.0 localizzata. Ma un sistema che si basa sul trasporto globale delle merci, la decolonizzazione, oltre a essere molto impattante dal punto di vista energetico ed emissivo, è un problema geopolitico, oppure è un problema che se tutto quanto viene fatto in una zona del mondo è per un motivo qualsiasi, che sia una calamità naturale, che sia una pandemia e che sia comunque una guerra, determinate filiere saltano, saltiamo tutti. Quindi c'è bisogno anche di cominciare a ragionare su un minimo di asset produttivi rilocalizzati, ma in maniera, diciamo, quasi autosomigliante, dall'Europa alla nazione alle regioni. Questo non significa negare la globalizzazione, perché chiaramente la globalizzazione significa anche globalizzazione delle idee, che è quella, forse la globalizzazione buona, no? Il diffondersi l'innovazione, la conoscenza delle altre culture senza l'uniformazione. Ma nel momento in cui è stato dimostrato che noi non siamo, cioè l'Italia che non è, cioè l'ultimo paese industriale del mondo, non è in grado di convertire la produzione e fare delle mascherine a norma nel giro di, non dico un giorno, ma insomma 15 giorni. E quando ci riesce, poi arriva la burocrazia che blocca tutto. Cioè, se un singolo come me, che ha due stampanti 3D a disposizione, non può fornire, se non quasi in maniera carbonaia, delle visiere a delle persone, c'è qualcosa che non funziona. E c'è qualcosa che non funziona purtroppo anche nella selezione della classe politica. Perché questa vicenda ha dimostrato che i grandi leader mondiali sono, per dirla in inglese, perché il termine inglese veramente calza a perfezione, unfit, inadeguati. Io riprendo le due domande che ci hai fatto e vi porto due dati che ho messo oggi su Twitter, perché questo lavoro, che ovviamente ci appassiona a me, a Lorenzo, a Enrico, poi lo ringrazio ancora per la bellissima dedica che mi ha fatto da ministro al libro. Questo tema che ci appassiona nasce da quello che noi sappiamo essere il paradosso di Easterlin, no? Cioè quel momento in cui un geografo fa capire che il PIL va da una parte e la felicità dall'altra. Beh, guardate che in questo momento stiamo vivendo un altro paradosso di Easterlin clamoroso. Ieri, in un think tank globale che parla di soddisfazione di vita con Jeffrey Sachs eccetera, ci hanno mandato un dato dall'Inghilterra. L'Inghilterra sta misurando la soddisfazione di vita in questi giorni. Bene, voi sapete cosa è successo dall'inizio del lockdown ad oggi in Inghilterra in termini di soddisfazione di vita? Cioè, in un periodo in cui presumibilmente il PIL è sceso anche lì del 7-8%. La soddisfazione di vita è aumentata mediamente di un punto, cioè è passata più o meno da 5,5 a 6,5. Quindi un paradosso di Easterlin clamoroso.
Cosa è successo? Ovviamente noi abbiamo bisogno di creare valore economico, non è che possiamo passare, io dico, alla decrescita, ma dobbiamo passare a una creazione di valore sostenibile. Però vuol dire che noi a questo PIL gli diamo un'importanza assolutamente esagerata. Cosa è successo? Beh, lo sappiamo tutti, siamo diventati più ricchi di tempo, quel discorso che ci facevi prima della ricchezza digitale che ci consente di coltivare le relazioni lo stesso, no? Prima questo tipo di relazione era una diminuzio, adesso è quello che ci consente di coltivare le relazioni a distanza. Siamo diventati più ricchi di tempo, è una cosa che diciamo sempre noi dell'economia civile, che l'uomo è un cercatore di senso prima di essere un massimizzatore di utilità e un compratore di beni. Altro dato, ricchezza di tempo poi vuol dire conciliazione vita-lavoro, che è uno degli indicatori che poi col BES e questo oltre il PIL noi andiamo a misurare. Vi dico un'altra cosa, c'è un altro dato che pure ho messo stamattina su Twitter, sempre da quel think tank, qual è la soddisfazione dei cittadini nei confronti dei governi? Bene, qui in Italia noi siamo maestri nel vedere l'erba del vicino più verde, quindi in questi giorni stiamo esaltando gli Stati Uniti, il Regno Unito per le loro capacità macroeconomiche, e sono d'accordo che le politiche monetarie devono essere più avanzate, più spinte. Questo è una cosa che io ho detto dall'inizio. Però andate a guardare questa roba, i più scontenti nei confronti dei loro governi sono i cittadini inglesi e i cittadini americani. E la cosa è molto interessante, io do due spiegazioni di due elementi del benessere che in questo momento in quei paesi non ci sono. Primo, il sentirsi protetti dai propri governanti. Cioè, sapete quello che è successo in Inghilterra, l'immunità di gregge, no? Poi ovviamente sono tornati indietro. E l'altra cosa è che noi non teniamo conto del fatto che è vero che abbiamo qualche risorsa in meno, ma noi un sistema di welfare ce l'abbiamo. In America, in Inghilterra, quando succede una roba come questa, hai voglia a mettere soldi sui conti correnti della gente. Cioè, comunque stai in un mondo senza rete. Tu ci dicevi, Fabio, della costruzione dei nuovi indicatori. Beh, io ho delle parole chiave che vi voglio dire. La prima parola chiave è resilienza. È una parola che ha lanciato anche Enrico in questo periodo. Io sto lavorando adesso, è un momento molto bello, molto creativo. La mia produttività è aumentata del 300%, ve lo dico, perché oggi ho fatto 6 cose senza muovermi. Regione Lazio, governo, questa call, lezione agli studenti. Con il ministro Costa, cui faccio il consigliere, e con la Regione Lazio la cabina per la resilienza, una task force regionale. Bene, la parola resilienza è la parola chiave, cioè noi stiamo dicendo in tutti i modi bisogna ripartire, ma non importa come, non con i condoni edilizi, bisogna ripartire in modo resiliente, che vuol dire che dobbiamo fare tutte quelle cose che contemporaneamente hanno effetti positivi senz'altro sul valore economico e sul lavoro, ma anche sulla salute, ma anche sulla dignità del lavoro, ma anche sulla tutela ambientale e sulla ricchezza di tempo. Quindi il tema è quali sono queste politiche resilienti, no? E quindi il tema è l'uso dello smart work, evitando i divari digitali, perché sappiamo che dietro lo smart work ci sono un sacco di problemi. È bello lo smart work per chi ha una bella casa, per chi ha un bel computer, per chi ha una bella connessione. Poi c'è tutto il tema dell'efficientamento energetico, la riforma degli incentivi per l'efficientamento degli edifici, una cosa su cui stiamo lavorando moltissimo, anche col MISE. C'è tutto il tema dell'economia circolare che deve diventare il nuovo paradigma, non l'economia lineare, l'economia circolare. C'è il tema della mobilità sostenibile, quindi, e ci sono delle cose molto concrete, perché poi noi dobbiamo avere un orizzonte grande avanti, ma poi questo orizzonte ci dobbiamo andare attraverso piccoli passi, quindi riscaldamento urbano, la riforma, la rottamazione di tutta questa roba che deve diventare mobilità elettrica a emissioni zero, le aste green, cioè. E un'altra partita gigantesca sono i sussidi ambientalmente dannosi. Noi abbiamo 19 miliardi di incentivi alle fonti fossili che dobbiamo abolire, dobbiamo trasformare in incentivi alle rinnovabili. Quindi sono delle cose molto puntuali, ma anche affascinanti, in cui cerchiamo di tradurre questa idea di resilienza. Poi l'altra parola chiave per me è la generatività. Cioè io, nel tema dei nuovi indicatori, come sa Lorenzo, ci siamo cimentati, noi con il Festival dell'Economia Civile abbiamo costruito degli indicatori di generatività. Perché parliamo di generatività? Perché i dati sulla felicità ci dicono che le persone sono felici se sono generative. E che cos'è la generatività? La generatività è la capacità della tua vita di impattare positivamente sulle vite degli altri. Questa roba qui fa la felicità delle persone.
l'uomo è un cercatore di senso e di generatività prima di essere un homo economicus. Sono queste le cose veramente importanti. E quindi, dove ci sono tre cose che spiegano le differenze del Covid nelle regioni italiane, perché questa non è un'epidemia uguale dappertutto, è un'epidemia diversa in ogni regione. Oggi per la prima volta i famosi esperti hanno detto che forse la Lombardia non è la Sardegna, ci sono arrivati dopo, perché loro hanno in mente questo modello che io dico, forse Andrea Roventini mi capisce, è come il real business cycle, cioè loro ci hanno in mente una roba per cui conta solo quello, ma non conta solo quello, contano se gli anziani sono nelle RSA, conta la struttura produttiva, conta il clima e conta l'inquinamento. Allora è una cosa assodata. Comunque li girate questi dati, le PM10, le PM2,5 e il biossido sono importantissimi nello spiegare il fatto che la Sardegna è andata in un modo e la Lombardia è andata in un altro. Sono molto contento di questo invito, di poter commentare il libro di Lorenzo, che oltretutto appunto, come dici tu, è anche un amico. Provo a prendere la tua domanda un po' alla larga, poi non so se riuscirò a rispondere, cercando anche di fare un intervento collegato a quello di chi mi ha preceduto, in particolare ad esempio quello di Leonardo. Il discorso che fa Lorenzo nel libro, secondo me è molto sul PIL, secondo me è molto interessante, ed è economista, mi ha fatto venire in mente subito una cosa con cui discutevo con i miei studenti a lezione questa settimana, e in particolare il ruolo dell'analisi positiva e normativa, cioè come noi guardiamo le cose, gli occhiali che ci mettiamo, in questo caso può essere il PIL, ma anche i modelli economici che utilizziamo, ha un effetto sulle politiche che proponiamo. Allora, spesso gli studenti, soprattutto chi viene da una tradizione di economica standard, si insegna che si può dividere l'economia positiva dall'economia normativa, cioè noi possiamo spiegare perché ci sono certi fenomeni, una crisi, una recessione, la crescita, e lasciamo ai politici o ai cosiddetti policy maker la scelta delle politiche. Questo in realtà non è così, perché sono strettamente collegati, e quindi è molto ingenuo, oppure delle volte questa distinzione viene fatta apposta in malafede per fondamentalmente legare le mani ai politici, ai policy maker, per fare delle politiche diverse da quelle standard. E secondo me, da questo punto di vista, come noi misuriamo la crescita, in particolare il fatto che la misuriamo col PIL, ha una serie di effetti che sono quelli di cui raccontava Lorenzo nel libro. L'altro punto che mi è piaciuto, secondo me, molto nel libro, è che lui richiama questa idea della complessità. Cioè, viviamo in un mondo complesso, le economie sono complesse, e per interpretare le economie complesse non possiamo usare degli strumenti standard della fisica del secolo passato, come fanno molti economisti, ma ci vuole una teoria della complessità, cioè pensare che anche delle volte piccoli fenomeni possono causare fenomeni apparentemente innocui all'inizio, possono mettere in crisi dei sistemi molto complessi, come è avvenuto tra l'altro in questa crisi, cioè qualcosa che è successo in un piccolo villaggio, una piccola città della Cina, non un villaggio, scusate, ha messo in crisi l'intera economia mondiale. Quindi quando noi entriamo in questa idea di complessità, entra in gioco, come diceva Leonardo, mi è stato citato anche prima, anche da Enrico, il concetto di resilienza. Cioè noi abbiamo bisogno di vivere in economie che non sono efficienti, ma sono resilienti. Io delle volte faccio lo scherzo che nessuna persona sana di mente prenderebbe un aereo che è stato progettato da un economista, perché un economista progetterebbe un aereo che è completamente efficiente, poi basta un piccolo problema e l'aereo cadrebbe. Quindi le economie e anche il nostro sistema, ad esempio sanitario, la nostra industria farmaceutica, vanno riprogettate in modo che siano resilienti, che cioè che possano sostenere diversi tipi di shock più o meno grandi. E questo lo stiamo vedendo, come diceva anche Leonardo prima, sia a livello delle regioni, ma anche a livello paesi europei, che i paesi europei, l'Europa continentale, avendo un sistema di welfare molto più robusto, sono più resilienti rispetto a economie anglosassone, e questo si vede anche nella soddisfazione dei cittadini. Ora, secondo me, quindi, questo libro è molto importante ed è molto attuale oggi,
perché si parla appunto di questa crisi del Covid, che poi è, e quindi di tutta questa idea di complessità e di resilienza, che è collegata, secondo me, strettamente alla crisi climatica e all'emergenza climatica. Cioè, quello che noi stiamo vedendo adesso con questa crisi del Covid saranno gli stessi effetti che vedremo in futuro con una crisi climatica, se non facciamo niente, solo che accelerati la velocità della luce. Sono degli effetti, degli impatti supersonici di una crisi che avremmo visto in qualche decina di anni con la crisi climatica, ma che stiamo concentrando in un mese. E questo ci dice che comunque le soluzioni che possiamo mettere in campo sono tante, e possiamo cercare già di mettere insieme delle soluzioni per risolvere questa emergenza e per portarci avanti con l'emergenza climatica, perché non abbiamo molto tempo. Una cosa che ci insegnano queste due crisi, secondo me, è che non possiamo affidarci, al di là del PIL e tutto, non possiamo affidarci al mercato. Cioè, non siamo in una sorta di emergenza, siamo in una sorta di economia di guerra, quindi non sarà il mercato a risolvere i problemi, quindi ad esempio non si può lasciare al mercato fissare i prezzi delle mascherine, come qualche economista ha detto, e non possiamo neanche fare quelle che vengono chiamate le analisi costi-benefici. Cioè, prima di ogni intervento valutiamo quali sono i costi e quali i benefici, perché questo ci impedirebbe di agire di fronte a un'emergenza. Quindi siamo in una sorta di guerra, sia dal lato del Covid, ma anche delle emergenze climatiche. Ci vogliono anche strumenti di guerra e una mobilitazione dell'economia. E non sarà più, come dice anche giustamente Lorenzo nel libro, un problema di crescita o decrescita, ma è importante quello che cresce. Quindi non è tanto importante fare crescere il PIL, ma è cercare di avere una crescita che porti anche uno sviluppo e che sia collegato a un indicatore, o meglio ad una serie di indicatori che misurino veramente il benessere delle persone e siano collegate quindi alla sostenibilità, quindi una dimensione in cui fondamentalmente risolviamo l'emergenza climatica, per far questo dobbiamo andare a zero emissioni entro il 2050, e allo stesso tempo facciamo degli interventi sia adesso che interventi collegati all'emergenza climatica che portino alla riduzione della disuguaglianza. Questo, secondo me, è il sistema in cui noi dobbiamo muoverci, sfruttando questa crisi come un'opportunità e sapendo che c'è un'altra metrica al di là del PIL, ma è il tempo di andare fondamentalmente oltre. Adesso io darei la parola a Lorenzo Fioramonti, se la merita, ha scritto un libro così grande, ci ha ascoltato con grande attenzione questo, ma io ritengo che tu, Lorenzo, sei una risorsa importante per questo paese e anche a livello internazionale, perché tu guardi il mondo in maniera giusta. Ad esempio, il tuo libro è bello perché si sente che l'hai scritto in una parte del mondo in cui finalmente non c'è solo i paesi occidentali, ma c'è il mondo. Per cui vorremmo capire se questo libro non possa finalmente creare anche lo strumento operativo, ovviamente nelle dimensioni possibili. Credo che intanto mondo industriale italiano ci darebbe il segnale che possiamo farlo. Ci piacerebbe che Ecofuturo, insieme ovviamente a te che lo guidi e agli altri nostri ospiti di oggi, tutti quanti potessimo partecipare e costruire questo strumento potentissimo. Io ho trovato il tuo libro davvero, te lo dico così, da uno che ogni tanto legge, straordinario. Allora, grazie di nuovo, tra l'altro grazie anche per gli auguri, non me l'aspettavo, sorpresa. Una battuta, forse il messaggio che può emergere da questa nostra conversazione, dal libro, dagli studi che abbiamo fatto in vari anni, è che a volte nel programmare le politiche economiche, nella macroeconomia, contano più le cose che non misuriamo di quelle che misuriamo. E lo stiamo vedendo con il Covid, lo dicevate tutti. I paesi dove le relazioni sociali sono più forti, un tema così importante per la strutturazione di un'economia, ma mai valutato, mai misurato, a cui non si dà alcun peso, il capitalismo atomista, no, di carattere liberista,
ha avuto la meglio per tanti anni, quando noi oggi ci rendiamo conto che le società che affrontano meglio queste pandemie sono quelle in cui non vige l'individualismo, dove i legami sociali sono più forti. Eppure tutte queste cose noi le abbiamo messe a rischio. Lo diceva prima Leonardo, i paesi che affrontano meglio questa pandemia sono i paesi in cui, che hanno protetto meglio l'ambiente, che hanno evitato livelli alti di inquinamento. Generalmente l'opposto di quello che si fa nelle politiche tradizionali per pompare il PIL. Lo diceva Andrea, i paesi che gestiscono meglio questa pandemia sono quelli che hanno investito di più sul pubblico. Anche qui, quanti anni, lo dico ai colleghi che hanno studiato quello che ho studiato io, per quanti anni ci è stato detto in realtà che in buona misura le politiche per la crescita del PIL sono politiche che fomentano il mercato e devono ridurre lo spazio dello Stato dell'economia. Ecco, è come se stessimo avvertendo una crisi generale di un modello di visione dell'economia che mette in luce tutte le cose che invece noi abbiamo dato per irrilevanti. Un elemento che c'è nel libro di cui non si è parlato, e per esempio però ne parlava forse incidentalmente Leonardo, è il tempo libero, l'importanza del tempo libero per la creazione di fiducia interpersonale, per la creazione di una società del benessere. Noi il tempo libero lo abbiamo completamente abbandonato, trascurato nell'ottica di una produttività molto spesso fine a se stessa, no? Perché non concepiva in realtà la vera produttività. Il tempo libero è tempo produttivo, il tempo libero utilizzato in maniera intelligente è costruzione di capitale. Se poi quel capitale non lo misuro, ti credo che l'unico capitale che viene misurato e che avrà un senso sarà quello che poi rientra nei parametri macroeconomici. Quindi forse l'argomento, diciamo, in una linea è: quello che non misuriamo spesso ha più importanza di quello che misuriamo, e occorre sempre di più cominciare a misurarlo e cominciare ad avere un'economia che sia più in linea con questa idea rispetto a quella che ci è stata portata dal passato. Una volta, in un dibattito che facevamo tanti anni fa con Enrico Giovannini, lui mi disse una cosa che mi è rimasta come insegnamento. Disse: noi abbiamo vinto, vedi, abbiamo vinto la battaglia statistica su queste questioni, ora occorre vincere la battaglia politica. Ecco, secondo me questo è il momento. Una delle ragioni per cui ho deciso di candidarmi alle elezioni è stato questo, perché ero stanco di scrivere libri, ero stanco di scrivere paper, e ho detto: finché qualcuno non comincia a dirle con una certa autorevolezza, anche in quei contesti in cui in genere non se ne parla, non ne usciremo. Questo libro nel 2017 è stato anche recensito dal Financial Times, a me ha fatto molto piacere, è stata una recensione, la prima, una parte positiva, una parte negativo ovviamente, perché il libro mette in discussione tante cose, ma che di queste questioni si possa parlare in una piena pagina del più importante giornale finanziario del mondo, secondo me è un importante passo, è un importante passo in avanti. La sfida è tutta politica. La tua domanda sull'istituto, gli storici poi ne parleranno, quelli che si interessano più di politica nostrana. Con Enrico Giovannini, con altri, nel 2018 io ero viceministro, noi proponemmo la creazione di un istituto per la programmazione, lo chiamammo l'istituto sul futuro, ma in fondo un istituto pubblico di natura pubblica, appunto, istituito dal governo per cominciare a creare quegli strumenti di cui parliamo qui. Cioè, se non cominciamo a creare gli strumenti che siano in grado di aiutarci a governare la complessità, quindi causa-effetto non è più lineare ma è esponenziale, se non cominciamo a creare degli strumenti per programmare le politiche non da oggi a domani ma nell'arco di 20, 30, 40 anni, cercare di capire quali sono gli effetti che queste politiche possono avere sul medio-lungo termine, immaginiamo quanto questo potrebbe aiutare i nuovi governi a mettere in campo politiche innovative. Io l'ho visto da dentro il Consiglio dei Ministri, è complicatissimo, c'è un'avversione al rischio incredibile. I nostri politici, i nostri governanti non si permetterebbero mai di immaginare politiche diverse dallo status quo, non perché magari gli manca la creatività, e gli manca pure quella, ma perché spesso gli mancano gli strumenti. Se avessero degli istituti, come per esempio c'è in Finlandia un governo che è fatto da consulente per anni e che ha creato una divisione sulla sperimentazione nella governance, cosa fanno? Vogliono fare il reddito di cittadinanza? Perfetto. Prima di farlo lo sperimentano per un anno e vedono che effetto che fa. Non è che lo fanno e basta. Prima lo sperimentano, cercano di capire, così che quando poi lo applicano magari evitano gli errori visti durante la sperimentazione. Vogliono provare a creare un nuovo modello di economia della solidarietà o economia civile? Perfetto. Lo sperimentano, simulano e poi informano il Consiglio dei Ministri, che a quel punto prende una decisione che sia più basata su informazioni complete rispetto a quello che spesso oggi governa la politica, cioè
l'intuito o l'intuizione o lo status quo. Ecco, noi abbiamo provato a fare questo, ovviamente non ce l'hanno fatto passare in due consecutive leggi di bilancio, però c'è bisogno tantissimo e Covid ce lo sta insegnando. Se noi oggi, non solo in Italia, ma in tutta Europa, se avessimo avuto una capacità, un sistema di sensori dei rischi che stavano arrivando, noi ci saremmo mossi prima, ci saremmo mossi meglio, avremmo evitato un danno economico gigantesco e oggi ne paghiamo le conseguenze. Quindi la capacità di cui parlava Andrea Roventini di governare la complessità è centrale, essenziale. Noi non possiamo governare la complessità con degli strumenti banali come gli strumenti che oggi di cui abbiamo a disposizione nella contabilità nazionale, come il PIL. Sono strumenti, mi dispiace dirlo in maniera così chiara e radicale forse, sono strumenti banali, banali in un mondo complesso. Non possiamo più permetterci di utilizzare un termometro così banale per un mondo sempre più complesso. Se lo dobbiamo utilizzare deve essere all'interno di un paniere molto più vasto e gli si deve dare un ruolo molto ma molto più confinato e limitato. E noi oggi questo possiamo farlo proprio in virtù di quella rivoluzione digitale di cui parlavate anche voi, Dario, Fabio ed altri. Oggi abbiamo tutti questi strumenti, abbiamo un modello economico che già si sta affermando nonostante i governi, nonostante le politiche, e come nel 1700 il capitalismo industriale si stava affermando nonostante i governi, nonostante i trattati di economia di quegli anni, c'è bisogno di una visione diversa dell'economia e della misurazione che permetta a questa nuova economia di emergere con forza e rivendicare un ruolo centrale nella politica. Insistiamo, Lorenzo lo sa, con l'idea che i cambiamenti arrivano a quattro mani, quindi c'è il mercato, le istituzioni benevolenti e quello che avete detto adesso è importante, istituti di ricerca che aiutino, che misurino in modo diverso, le imprese che già si muovono in un certo modo perché sanno che se no non stanno sul mercato, se non vanno verso l'economia circolare, almeno quelle più lungimiranti, però anche la cittadinanza attiva è importante, quindi il voto col portafoglio dei cittadini. Stavo parlando con un esponente di Friday for Future, stavamo progettando qualcosa insieme, quindi l'azione dal basso dei cittadini è molto importante. Vorrei fare un'altra proposta, che è questa: cominciamo anche allora a dirle le cose come stanno, perché spesso e volentieri fra di noi ci intendiamo sempre, credo che nessuno di noi, fra di noi non litigheremmo mai, però poi i messaggi che passano alle persone sono messaggi molto diversi. Per esempio, neanche un mese fa su Radio Capital, io posso fare nomi e cognomi perché da industriale onestamente io non ho assolutamente da temere nulla. Allora, su Radio Capital ho sentito Oscar Giannino parlare con Carlo Calenda, era un sabato, me lo ricordo bene, andava a fare la spesa, e Oscar Giannino, con termini molto forbiti, in un italiano estremamente raffinato, ha detto essenzialmente che abbiamo buttato 13 miliardi nel cesso, scusatemi, ma per le rinnovabili. Naturalmente Carlo Calenda l'ha immediatamente supportato. Io ho scritto immediatamente un messaggio a Carlo Calenda e a Radio Capital dove ho detto: voi avete pagato, voi, noi, come Stato, 16 miliardi l'anno come minimo di incentivi alle fossili, li stiamo pagando dal 1992. Allora, perché ho fatto questo esempio? Non perché io ce l'abbia con Giannino o con Calenda. Chiaro che Giannino, se lo sentite tutte le mattine su Radio Capital, è l'esponente tipico per il quale la misurazione del PIL è la vita, è il Vangelo. Cioè da lì non si esce. Ed è l'economista classico che, se aspettiamo lui, non faremo mai nessun tipo né di rivoluzione né di cambiamento. Perché il parametro deve essere quello che sta fra X% e X%, eccetera, eccetera. Allora, noi dobbiamo anche però, oltre che parlarne fra di noi e fra le persone che ci hanno ascoltato, anche denunciare certe cose. La gente non lo sa che noi abbiamo speso 16 miliardi all'anno per incentivi alle fossili, e faccio solo un esempio, ne potrei fare centinaia, dal 1992 ad oggi. Loro non sanno che abbiamo pagato il CIP 6, che è la peggio spesa che un governo può fare, tutti gli anni ci è costato all'incirca un miliardo e due, solamente per finanziare le società petrolifere. Quindi diciamo la verità, altrimenti, e ridico un'altra volta un'analogia da industriale, è come quando noi industriali ci troviamo ad avere un competitor fenomenale che apparentemente è inattaccabile e ci ruba tutto il mercato. Ma dobbiamo trovare comunque qualcosa, un valore aggiunto per cui le persone, la gente, scelgono il nostro di prodotto e non il suo. Ecco, siamo nella stessa condizione.
E allora intanto cominciamo a dire qual è il nostro valore, ma facciamo in modo che lo sappiano quante più persone possibile. E con questo vi ringrazio tutti, davvero è stata interessantissima, complimenti ancora. Grazie Averaldo. Bisognerebbe ricordare alla coppia di idioti che i 13 miliardi di cui parlano sono stati ampiamente ripagati dal calo del prezzo dell'energia in questi anni, che non è stato fatto dal petrolio, ma dalle rinnovabili e dal fatto che la bolletta energetica di questo paese, non grazie a queste due teste, va bene, non dico altro, geniali, diciamo così, è stata ridotta da 70 miliardi, oggi vi legge intorno ai 35, ma non solo per il calo del prezzo del petrolio, ma per effetto di questi incentivi alle rinnovabili che sono state una partita di giro dei consumatori. Prego. Ciao a tutti, è un piacere rivedervi, riabbracciarvi virtualmente. Non so se c'è ancora Lorenzo Fioramonti. Sì, come no. E perché io vedo Sergio e Jacopo, che saluto, e la carissima Annalisa, mi manchi. Speriamo di vederci presto. Ah, ecco, vedo anche Dario, Lorenzo, una grande rimpatriata oggi, anche Andrea. Bene, dunque, anzitutto grazie dell'invito, credo che sia un'occasione importante di riflessione, mi scuso se non ho potuto fino a qui, ma ho avuto diversi incontri oggi pomeriggio, peraltro su temi che ci interessano, su cui abbiamo la stessa sensibilità, e volevo anzitutto partire da una riflessione su che tipo di contributo il libro di Lorenzo può portare a una riflessione quanto mai urgente, visto la fase che stiamo vivendo. È naturale che ci vorrà, credo, ancora più sforzo, no, Lorenzo, da parte nostra dopo questa emergenza Covid-19 che in una regione come la nostra stiamo ancora affrontando, perché si parla già di fase 2, però insomma, guardando allo strascico di dolore e di morte che purtroppo questo ha voluto dire soprattutto in alcune parti del territorio nazionale e della nostra regione, l'Emilia Romagna, cioè, chiaramente non è che io consideri conclusa ancora la fase 1. Naturalmente però, dicevo, avremo ancora maggiori ostacoli di prima rispetto alla discussione che stavate facendo un attimo fa con Averaldo, che ho seguito e che condivido, a spiegare perché, anzi, mettiamola così, il rischio che vedo e che credo condividiamo è quella di sentirci dire ancora di più che non è questo il momento. Non è questo il momento per finalmente ricostruire una visione di società che tenga insieme alla pari la questione sociale, quindi la lotta alle diseguaglianze di ogni genere e grado, con la necessità di una irrimandabile transizione ecologica. Sarà qui che dovremo essere ancora più bravi, creativi e reattivi a dire: attenzione, non possiamo permetterci di tornare alla normalità, perché parte della normalità era già un problema. Dobbiamo avere la diversa ambizione di ripartire da questa tragedia correggendo anche la normalità nelle parti in cui non andava bene e in cui non tiene in considerazione adeguata un modello di società che invece mette al centro la qualità della vita delle persone e del pianeta. Noi alcune lezioni le dovremo trarre da questa vicenda, tra cui anche il ruolo del pubblico, della sanità pubblica, la necessità di rafforzare i presidi sanitari ma anche sociali sui territori. Noi abbiamo bisogno di integrare molto di più queste dimensioni, cioè pensate alle diseguaglianze territoriali, no? Pensate alle aree interne montane che vivono lo spopolamento, che è poi molto strettamente collegato con i disastri climatici che hanno impattato quelle terre. Vi ricorderete, no, faccio un esempio che mi ha colpito particolarmente, perché andammo a trovare quei territori quando una forte tempesta di pioggia e vento spazzò via letteralmente migliaia e migliaia di alberi nel territorio del Bellunese, del Trentino, insomma lì a Cavallo. Ecco, lì mi colpì che i sindaci mi raccontarono che appunto quello era anche il frutto dell'abbandono di quelle terre, della non cura di quel territorio, e quanto tempo ci vorrà ricostruire quel tipo di ecosistema e anche la ricchezza, la biodiversità che quel ecosistema significava. Ecco, è per questo che tenendo insieme le visioni, noi anche nei territori delle aree interne montane, per ridurre le diseguaglianze territoriali, dobbiamo integrare queste dimensioni, avere più servizi di prossimità che tengano insieme il bisogno sociale con quello sanitario, perché il confine è molto labile in quelle aree, perché il bisogno di una persona anziana che vive da sola in quel territorio, se è un bisogno sociale e tu non riesci a intervenire, diventa anche un bisogno sanitario. Mi spiego sull'integrazione di queste dimensioni. Allora dico, naturalmente
non solo il PIL non basta, ma non è in grado di rispondere ad alcuni richiami necessari che ci portano a sviluppare una riflessione sull'Agenda 2030. Che cosa vuol dire l'Agenda 2030? Vuol dire che in un barlume di lucidità, poi lo sapete bene che quello che viene scritto molto spesso purtroppo è tradito dal reale grado di volontà politica che ci mettono i governi, le istituzioni a tutti i livelli, e il grado, cioè, diciamo, la quantità di risorse messa a disposizione per questi ambiziosi obiettivi che, ricordiamolo, toccano sia la questione di diseguaglianze e lotta alle povertà, sia lo sviluppo sostenibile nelle sue diverse dimensioni, a partire naturalmente da quella ambientale, città resilienti, no? La capacità di mettere l'innovazione tecnologica davvero a servizio delle persone. Ecco, per tenere integrati queste dimensioni, noi dovremmo fare dei salti in avanti incredibili anche in termini di governance e rinnovare anche i nostri strumenti, a partire da quelli dell'analisi economica. Mi ricordo che una delle ultime cose, Lorenzo, che facemmo quando ero al Parlamento europeo, ti ricordi, Dario, c'eri anche tu, era quella proprio di dire che nell'ambito del semestre europeo bisognava integrare la dimensione dell'attuazione del monitoraggio di questi obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Perché se le due dimensioni rimangono separate, è naturale che si continuerà a procedere sugli errori dell'esistente. E invece io vorrei tanto che noi riuscissimo in questa fase a dare un contributo, spingendo tutti in una direzione precisa, sburocratizzando, valorizzando. Qui c'è una grande sfida, noi ce ne stiamo già cominciando a occupare sul tema dell'efficientamento energetico. Voi vi ricorderete che già nella campagna, sembra un secolo fa, ci eravamo sentiti, no Fabio, anche con gli amici di Ecofuturo, ne ho parlato con Michele. Noi abbiamo chiesto un ambizioso patto per il clima. Che cosa vuol dire patto per il clima? Due cose: obiettivi che siano ambiziosi, e cioè cosa deve fare ogni pezzo della società per arrivare a decarbonizzare completamente la regione nel 2050 e per arrivare al 100% di energie rinnovabili al 2035. Richiederà uno sforzo condiviso e congiunto, oltre a politiche pubbliche che vadano nella giusta direzione. Ecco, per fare questo è una questione di metodo il patto per il clima, cioè così come abbiamo fatto qui con il patto per il lavoro, si tratta di mettere al tavolo tutte le parti sociali, il mondo produttivo, il mondo sindacale, l'università e la ricerca, la società civile organizzata, anche le associazioni e movimenti che si interessano di questi temi, portando un contributo vivo, un contributo concreto di proposte. Ecco, il metodo è importante perché ti permette di fissare all'interno di questi macro obiettivi ambiziosi quali azioni concrete ogni pezzo deve fare per conto suo per contribuire, perché se ti sfugge un pezzo rischi di non riuscire a fare i passi avanti che ci servono. Quindi sostanzialmente qui spero che presto ricominceremo anche a confrontarci nello specifico, anche con proposte concrete che poi voi non avete mai mancato di fare e che in questo momento ci sono particolarmente utili. Non nascondo la mia preoccupazione. Noi abbiamo necessità ora di ricostruire tenendo insieme queste dimensioni e facendo capire che non si tratta solo di salvare il pianeta, ma anche di produrre nuove opportunità e occupazione di qualità e in quantità. Questo vuol dire efficientamento energetico, vuol dire energie rinnovabili, vuol dire investire nella direzione dell'economia circolare, fare ulteriori passi avanti, fortunatamente qui già ne sono stati fatti, sulla eliminazione progressiva dei rifiuti che vanno a smaltimento, cioè riuscire in qualche modo a ridurre, no, il numero dei rifiuti prodotti, riuscire a investire ad esempio nella direzione del, adesso mi viene in mente che la settimana scorsa abbiamo proposto di mettere 1 milione sul bike to work. Anche lì non deve passare l'idea in questa fase che per tornare al lavoro l'unico modo sia quello di andarci in auto, se no facciamo dei passi indietro clamorosi. Allora sono tutte azioni che noi possiamo provare a tenere insieme. L'importante è che ci sia una visione che tenga insieme questi aspetti e che non ci sentiremo più dire da nessuno, mi ha fatto piacere il riferimento di prima, che siano soldi spesi inutilmente o che non ci possiamo, peggio, permettere di spenderli. Non è vero, sono balle, è vero che non si è mai detto abbastanza, come questo paese vergognosamente da anni spenda soldi nei SAD, cioè nei sussidi ambientalmente dannosi. Sono 16, 17, 18 miliardi, caspita, viene rabbia a pensare quante volte che non ci dicono che non ci sono le risorse per sperimentazioni straordinarie anche dal punto di vista dell'agricoltura sostenibile, perché bisogna cominciare a parlare anche della responsabilità dell'agricoltura, oltre che quelle del trasporto delle merci su gomma, eccetera. Biologica.
Esatto, voi a Ecofuturo mi avete fatto vedere come con delle tecnologie che la grande creatività dei nostri innovatori hanno, hanno messo in campo, si può sviluppare dei metodi che siano più diffusi anche dal punto di vista della necessità di immagazzinare la CO2 in eccesso nell'aria e rimetterla nel suolo dove è più utile e dove salvaguarda la biodiversità. Questo dico e su questo chiudo. Ringrazio Lorenzo perché anche nel rapporto insomma costante che stiamo costruendo, questo ulteriore libro dà ulteriore elemento di riflessione a un paese che ne ha disperatamente bisogno. È di qui in avanti che bisogna assicurare una direzione finalmente diversa e su questo sentiamoci perché avrò bisogno anche del vostro contributo di idee. Tornando insomma un po' al discorso il mondo oltre il PIL, i sussidi ai fossili. In Italia questi sussidi nel 2017 sono arrivati a 18,8 miliardi e l'attuale governo Conte 1 e Conte 2 non li ha toccati nel decreto clima. Quindi, cioè, quando io sento parlare delle super cazzo e greenwashing da qualsiasi parte arrivi, qui bisogna andare a vedere poi i fatti, perché un conto è magari, ecco, mettere quattro soldini sulla mobilità elettrica, va bene, è giustissimo, con insomma anche delle cose che andrebbero sistemate, ma se poi te mi, diciamo, mi confondi le idee anche pubblicamente che te sei il governo verde e fai il decreto clima in Italia e poi la Commissione Europea fa il New Green Deal, quando poi invece sappiamo che lì dietro, cioè, ci sono degli obiettivi di gasdotti, di nuove infrastrutture e ci danno le briciole. Io ho fatto una lotta per 5 anni e sono riuscito comunque a rendere realtà legislativa le comunità energetiche che prosumo in Europa, ma mi rendo conto che alla fine era quel contentino che si dava a quella parte del Parlamento, mentre poi la ciccia rimaneva. Quando in Italia il governo Conte 1, il MISE, fa un decreto il 28 giugno e dà 15 miliardi di euro all'industria del gas, ma non parlo del biogas, Fabio, parlo proprio del gas in generale, per il meccanismo di capacità, non all'industria del gas, scusa, per chiarezza, così siamo chiari con noi. Non è il problema dell'industria del gas, è stato dato il contributo alle centrali, grandi centrali, a turbo e quella è la questione su cui noi stiamo lavorando come alternativa anche a quelle turbogas, vai. Esatto. No, no, ma esatto, infatti no, vabbè, ma per quello ho tenuto a sottolineare. E si fa il decreto il 28 giugno per evitare le maglie di un regolamento europeo di governance dell'Unione Energia che entrava in vigore il 4 luglio, dove io insieme ai Verdi Europei ho dato il sangue per evitare che determinate cose potessero fare. E lo stesso governo del mio paese, con al governo una parte del mio stesso ex partito, cioè, mi fa questa cosa, e allora c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Poi si parla, ecco, dei piccioni, le briciole che si danno ai piccioni nelle piazze, come lo dico io, quando si parla è il taglio delle pensioni, dei cosi, e sono 40 milioni di euro, e poi dai 15 miliardi per costruire nuove centrali a gas. Allora, si fa gran cassa sulle briciole per contentare la pancia e l'invidia sociale degli italiani, e poi dietro le quinte solo i tecnici sanno quello che poi si muove realmente. Però questi sono dati, queste sono realtà. Quando si danno degli incentivi alla mobilità elettrica per ridurre l'inquinamento, l'impatto ambientale, e poi uno se ne esce che vuole spedire le arance siciliane in Cina con i cargo aerei, ma siamo veramente impazziti? Cioè, questa è la realtà politica attuale dell'Italia. Tornando al PIL, quello che ho cercato di comunicare a tutte le forze politiche del Parlamento europeo, addirittura al fronte nazionale, quando parlavano di sovranismo, che parlare di sovranismo inteso come nazionalismo, cioè il vero sovranismo è la concentrazione sui flussi di energia e materia che arrivano in Europa. Cioè il sovranismo, chiamiamolo buono, la rilocalizzazione, è riuscire a mantenere in Europa i flussi di materia e energia. Questo si ottiene con la transizione a energie rinnovabili e con l'economia circolare. Allora lì sì che comunque crei una ricchezza locale, non vai a devastare il resto del mondo,
Questi sono gli obiettivi reali, il resto sono chiacchiere, perché se non parti dagli asset reali per fare ecologia ed economia reale, ivi compresa quella digitale che ha, diciamo, una cosa particolare, ma crea poi economia reale anche quella, il resto sono parole al vento, sono ideologie, sono semplicemente schieramenti politici contrapposti tra sovranisti e globalisti, che poi lasciano il tempo che trova, perché torniamo sempre al punto di partenza. Ok, ti ringrazio, scusa, dobbiamo comprimere, sennò... Ragazzi, io vi devo purtroppo salutare perché devo ritornare alla riunione, però voglio abbracciare... Saluto Lorenzo, vuoi salutare Ellie? Anch'io, ciao, saluto tutti. Ciao Jacopo. Ciao bella. Lorenzo, un abbraccione ragazzi, faremo grandi cose, ciao. E velocemente un saluto a Jacopo ed Ellie, ancora grazie a tutti, Ellie, il percorso continua e secondo me questo tipo di ragionamenti ci aiuta a rafforzare l'arsenale delle proposte economiche da fare, perché l'ecologismo non sia più una questione solo per ambientalisti, che l'ecologismo sia una visione dell'economia e della politica industriale, questo è essenziale. In Italia ci sono le condizioni per evitare quel ritorno al passato da parte di tantissimi settori del paese, bisogna aiutare a farli diventare una squadra, a farli diventare un sistema, altrimenti quello che dici tu è verissimo, già cominciano ad alzarsi le retoriche del... Perché guardate, la retorica di chi vuole tornare al passato non è mai quella di dirti no, è di dirti sì ma non ancora, sì ma dopo, perché di fronte a un no tu ti incazzi, tu puoi prendere una posizione, ma come fai a dire, ad arrabbiarti o comunque a resistere a chi ti dice sì sì hai ragione, ma domani, non ora. Ecco, noi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo per fare all'interno del paese un vero e proprio sistema di visione economica e industriale per il futuro. Posso aggiungere una cosa? Ci lavoriamo. Grazie a tutti, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao Elli, ciao Jacopo, chi resta con noi e andiamo a chiudere. Andrea, prego. Ah, volevo solo dire rispetto all'intervento di Giannino e di Calenda, e collegandomi a quello che ha detto anche Lorenzo, che dico, se noi giochiamo con le regole che ci danno gli altri, quindi giochiamo col PIL per intenderci, già adesso se noi facciamo interventi di politica industriale e politiche adeguate, è economicamente fattibile, sarebbe economicamente conveniente per l'Italia fare quello che viene chiamato adesso il Green New Deal, ma si può chiamare in tanti altri modi, cioè andare a zero emissioni entro il 2050. I costi in termini di PIL sono inferiori al 2% all'anno e allo stesso tempo ti permette di far ripartire la produttività, creare nuove imprese, nuovi tipi di occupazione, ovviamente imprese e occupazione di qualità, e quindi è una scelta politica non farlo ed è una scelta anche super naif, perché dato che la produttività italiana sta languendo da decenni, sarebbe anche il modo per farla aumentare. Poi ovviamente a maggior ragione se iniziamo a correggere il PIL per tener conto della disuguaglianza e per tener conto della sostenibilità ambientale, a maggior ragione questo, ma anche a variabili correnti. Questa è una politica che il nostro paese dovrebbe perseguire, perché è l'unica strada che ci rimane. Solo sottolineare un'espressione che è stata detta più volte in chiusura adesso, ed è quella di strategia industriale, che è un termine che in Italia, voglio dire, è completamente scomparso dai radar negli ultimi lustri, e che invece magari adesso ancora è una nuova cosa che abbiamo, che potremmo imparare da questa esperienza. Cioè si può decidere, lo Stato può decidere che cosa è importante fare a livello industriale sul proprio territorio, può indirizzare questa cosa, può rendersi più resiliente appunto grazie alle scelte industriali, si può fare, ecco, questa cosa anche che si diceva, ecco, si diceva, adesso penso che finalmente abbia una caduta a terra molto pratica e molto pragmatica a cui dovremmo essere in grado di attaccarci, insomma, per dimostrare che è una cosa importante. Io chiudo qui, intanto vi ringrazio tutti e vi saluto, ancora auguri a Lorenzo Fioramonti e grazie ancora di aver costruito questo strumento preziosissimo. Grazie mille e grazie a Fabio per la conduzione. Un dibattito estremamente interessante che ha fatto il punto su una serie di questioni che sono cruciali, però con un
ospite che non è stato invitato, e vi spiego qual è. La questione di fondo è che noi ci troviamo di fronte a un'epoca, e la crisi del Covid l'ha dimostrato in pieno, nella quale i grandi problemi che abbiamo di fronte, come quello climatico, hanno delle soluzioni che dovranno essere per forza collettive e quindi guidate dalla politica. Ora, il ritorno al pensiero collettivo, quando veniamo da 30 anni di liberismo sfrenato, insomma, che è iniziato negli anni 80 con la famosissima frase di Margaret Thatcher: non esiste la società, esistono gli individui, che è stato il leitmotiv anche a sinistra, dico, soprattutto, d'accordo? Le soluzioni individuali, e a questo lo dico anche agli ecologisti, ai quali con i quali io mi schiero, non ne faccio mistero, le soluzioni individuali sono un pannicello caldo di fronte ai problemi che dovremmo andare ad affrontare. Io mi occupo di clima, per cui avremo il problema comunque di mitigare le emissioni climalteranti, ed è un problema collettivo, ma pensate all'adattamento, per cui decidere dove dovremo costruire le nostre case nel prossimo secolo, quali territori dovremo abitare, quali dovremo evitare di abitare. Sono decisioni collettive che vanno prese dalla collettività, non dai singoli individui, come dimostra del resto la crisi del coronavirus oggi, nel senso che tutti ora ci rivolgiamo al pubblico, al collettivo. Sono atteggiamenti collettivi che devono essere tenuti per arginare la crisi del virus e cose di questo tipo. Magicamente da un mese e mezzo il libero mercato, l'individualismo sfrenato, eccetera, eccetera, sono totalmente spariti. Ecco, di fronte alle sfide che abbiamo nei prossimi anni, noi, specialmente in Italia, a mio modesto parere, dovremo riapproparci dei diritti, che sono il diritto al welfare, il diritto al lavoro, il diritto alla sanità, il diritto a una salute migliore, il diritto all'istruzione. Tutte cose che abbiamo messo sotto il tappeto pensando che fossero scomodi e che invece saranno cruciali nel prossimo futuro, anche per approcciare un PIL differente. Grazie Lorenzo, grazie a voi, grazie Annalisa, grazie a tutti gli altri che hanno seguito questa nostra iniziativa. E ripeto Lorenzo, con tutto il cuore, non solo auguri, va bene, ma sei un bambino, quindi augurissimi, ma anche complimenti per il grande lavoro che ci hai consegnato. Complimenti davvero.